Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video. Allora raga, oggi siamo qui con il post partita di Crotone Cosenza, che è finita 3-3. Io sono andato in trasferta a guardare la mia squadra del cuore, quindi sono andato a Crotone. Niente, questo. Bruttissima partita, cioè scusate, bellissima partita ma bruttissima nel finale. Io penso che se abbiamo pareggiato, io non me la prendo, me la prendo anche con i giocatori della squadra, certo. Però me la prendo soprattutto con Mister Bisoli. Perché nel finale non se l'è giocata bene, mettendo tutti quei difensori centrali, purtroppo sarei giocata male. E niente, va bene, dai, partiamo con le pagelle. Vigorito. Allora. I tre gol non sono stati presi per colpa sua, a parte il primo, si può dire che è stato preso per colpa sua, forse perché è uscito un po' male. Se no, del resto molto bene, ha anche fatto una bellissima parata su Mulattieri all'88esimo, quindi bella partita, 7. Vai Sanen. Io a Vaisanen gli do un 6, perché non ha fatto tanti errori in difesa, anzi quasi nessuno. Rigione, in difesa non ha fatto errori, o forse mi pare che abbia fatto passare il pallone lì a Juvara, gliel'ha fatto passare, quindi gli do un 7 comprendendo il gol. Però Vaisanen voglio fare una modifica, perché lui ha tenuto male Maric al terzo gol del Crotone. Quindi gli darei un 5 e mezzo invece che 6. Camporese 5 perché ha fatto guadagnare il rigore. Poi Situm. Allora Situm, che gli potrei dare a Situm? Ha fatto una bella partita, non si è notato molto né difesa, né difensivamente né offensivamente, quindi 6, discreto. Congolo, 7, è andato molto bene perché, come fa di solito, difensivamente, vabbè, lui difensivamente proprio non lo devi calcolare perché non ci sta in difesa, quindi solo offensivamente è andato abbastanza bene, un paio di azioni offensive le ha fatte partire. Palmiero, io di Palmiero ho notato una cosa rispetto alle altre partite, che di solito andava male. Che di solito lui va male. Lui 2 giorni fa a Crotone è andato bene perché nelle ultime partite sta andando bene con a fianco Carraro e Congolo. Perché? Perché Carraro e Congolo sono due giocatori veloci. Dato che sono veloci, magari loro, soprattutto Congolo, si allargano sulla fascia. E magari lui può fare quel lancio, oppure lo fa all'attaccante il lancio a Situm o a Liotti, essendo un centrocampista centrale. Quindi io gli do un bel voto a Palmiero perché quando ha giocatori veloci a fianco sa giocare. 6 e mezzo. Si sta riprendendo. Ndoye 5 perché non ha giocato praticamente. Quel poco che ha giocato si vede che era proprio svogliato. Quindi 5. Davvero sufficiente, sta giocando con sufficienza. Liotti, allora si sta riprendendo perché lui era partito molto male qui a Cosenza. Si è anche sbloccato, si è fatto perdonare da Brescia. Quindi, no, 7 va bene. 7 va bene. Laura 9 ha segnato e gli ha fatto due belle parate il portiere. Caso 7. 8, 8 ha fatto una bellissima partita. Io il gol di Liotti lo considero suo perché ha fatto qualcosa di assurdo. Gli ha fatto l'assist a Laura. Niente, basta, basta, basta. Quindi 8. Però purtroppo si è fumato un gol quando Laura gliel'ha passata all'indietro. Vabbè, fa niente. Carraro, la partita l'ha praticamente giocata lui al posto di Ndoye.
Non ha fatto niente di particolare, ha solo fatto un tiro da fuori area nel primo tempo. Sei. Ristov, vabbè. Ristov, Milik e Venturi, gli do tutti e due sei perché. Cioè, tutti e tre sei perché sono entrati all'ultimo, quindi non potevano fare chissà che cosa. Passiamo a Mister Bisoli, gli do un 5. Perché non se l'è saputa gestire, cioè secondo me ha fatto, cioè, vi dico il mio ragionamento. Lui nel primo tempo vincendo 2-0, nel secondo tempo ha detto, allora, io scendo in campo come sono sceso nel primo tempo, scendo in campo più offensivo per magari chiuderla e poi buttarmi in difesa, o mi butto in difesa fin dall'inizio. Lui inizialmente è sceso in campo come è sceso in campo il primo tempo. E quindi nulla di che fin qua. Però da quando Laura ha fatto quel passaggio indietro a caso e caso non ha segnato, da lì il Crotone è partito in una maniera assurda, a parte quello. E da quando il Crotone ha iniziato ad attaccare e ha fatto due gol. Mister, il mister, abbiamo fatto il 3-2 e per non rischiare si è buttato in difesa. Ha messo 5 difensori centrali. C'erano Rigione, Vaisano e Campolese già, no? Non ha tolto nessuno di questi tre, ha aggiunto Ristov al posto di Liotti, no? E quindi sono 4 difensori centrali. Poi mette Venturi e caccia un centrocampista, cioè Kongolo, e siamo a 5 difensori centrali. 5, 5. Cioè non sono 2, non sono 2, sono 5. Quindi rendiamoci conto del modo in cui abbiamo giocato. Niente, Mister Bisoli 5, quindi. Va bene, raga, io vi ringrazio del supporto, vi ringrazio di aver visto il video. Noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima live. Beh, un saluto da Gioinfo18.